Con lo scopo di diffondere le informazioni sulla guerra nello Yemen, Euronews ha visitato il villaggio storico di Attan Fort, costruito dagli antichi yemeniti meglio conosciuti come i montanari dello Yemen. Attan Fort si trova sulla montagna che domina la capitale yemenita Sana'a, nel sud-ovest del paese. Le dimore storiche del villaggio color sabbia non sono state risparmiate dalla guerra che infuria in Yemen da più di un anno e mezzo e alla fine anche loro sono crollate sopra le teste degli abitanti, donne e bambini indifesi. Attan Fort è stato uno dei primi villaggi a essere distrutto dalla guerra, colpito dagli intensi attacchi aerei delle forze alleate, perché qui si credeva che fossero nascosti i depositi militari yemeniti delle armi. Gran parte delle case del villaggio sono ormai polvere. Qui sono dozzine i bambini, le donne, gli uomini che mostrano i segni delle gravi ferite riportate dopo essere stati colpiti dalle schegge dei missili e dalle bombe cadute dal cielo. Le bombe piovevano sul villaggio, ci hanno colpito missili e proiettili di ogni tipo. La mia gamba è stata ferita e anche la mia mano e la testa. Circa la metà dei miei amici sono come me. Le persone hanno trovato rifugio qui, in questo villaggio storico, perché sono povere e cercano di dare alle loro famiglie la protezione di una casa. Ma ora potrebbero affrontare lo stesso destino, quello di dover sfuggire ancora agli attacchi aerei che portano distruzione e lasciano chi abita nel villaggio ancora senza un tetto. Le famiglie yemenite qui sono 53 e sono tutte povere. Vivono in condizioni di vita davvero difficili. Gran parte dei bambini del villaggio sono affetti da malattie, anche perché mancano servizi sanitari, cibo e acqua potabile. Tutti i serbatoi della zona sono andati distrutti sotto il bombardamento e questo dà una ragione in più per uscire dalle mura, sfidando il pericolo, alla ricerca di acqua pulita. In questo paese la gente soffre molto, è vittima di questa guerra persa tra le due parti. Non c'è alcuna organizzazione di aiuto umanitario e nessun media parla della nostra situazione, di quello che sta succedendo e la disperazione che stiamo vivendo. Nessuno mostra al mondo cosa ci ha fatto la guerra. Questo è stato il primo villaggio distrutto dello Yemen da quando c'è la guerra. Ci sono state gravi esplosioni nei campi vicini, presi di mira da attacchi aerei, bombe e missili volavano sopra le nostre teste, le nostre case sono state distrutte, date un'occhiata in giro, vedrete la faccia della distruzione, non abbiamo più nulla e nessuno si preoccupa per noi. Ad Attan Fort vive solo una parte delle decine di milioni di persone yemenite povere e vittime di una guerra dimenticata che ha trasformato la loro da vita di povertà a vita da fame. Proprio il completo collasso dell'economia e delle infrastrutture, il blocco via terra, aria e mare, ha trasformato il loro mondo in un inferno. أربعة بعد حدنا الكويت ما شاء الله كلهم بعد نكتبوا علينا تلحين